Centinaia di visitatori a Montaquila, nonostante l'inclemenza del tempo, per la 38esima edizione della Sagra della Frittata. 1861 uova, ore e ore di cottura, 106 kg di peso per una frittata da record che ha deliziato il palato di residenti e turisti. Ci vogliono all'incirca 13 ore. Tra i tagli degli ingredienti, che sono stati 8,6 kg di prosciutto, 7,6 kg di pancetta stagionata e 6,9 kg di salsiccia, 4,6 kg tra prezzemolo, mentuccia selvatica del posto che si chiama Nepetella, tante cose buone. Tanta l'attesa per degustare la frittata da record. Alla fine però il risultato è stato lusinghiero. Buonissima, ottima di tutto, di sale, le uova ben cotte, tutto perfetto come gli altri anni. La frittata è piaciuta a tutti, adulti e bambini, senza alcuna eccezione. Così come il pubblico, mai così numeroso, ha potuto apprezzare altre prelibatezze offerte dal territorio. Il tutto condito da buon vino locale, con l'esibizione sul palco di diversi artisti che hanno allietato la festa. Com'era la frittata? Ottima, veramente buona. Ci sta eccola qua. Ci sta un po' di erbetta aromatica, mentuccia e prosciutto. Lei ha gradito? Buona, pure la porchetta, le patatine, tutto buono. Tutto buono, un'ottima sagra. Leggero? Insomma. È buona, è ottima. Cottura, sale? Ottima. Stanno tagliando adesso quella grande, se ti affacci, è bellissima. Signori, come sta andando? Bene, bene. State divertendo? Tantissimo. Tantissimo. Cogliamo l'occasione per invitare tutta la provincia di Isernia a venire a vedere questa festa bellissima. Le posso chiedere com'è la frittata? Buona, buonissima. Sì, sì. Da dove venite? Vicino Cassino. Prima volta qui a Montaquila? Sì, la prima volta. Signora, lei ha provato? Sì, l'ho provata. Giudizio? Un po' diversa dal solito. Ma ugualmente buona? Sì, saporita. Lei signora ha provato? No. Non le piace la frittata? No. Allora perché è venuta la sagra della frittata? Vabbè, così per vedere, però no, c'ho i gusti un po' particolari io. Com'è la frittata? Buonissima. Non ci sono parole per descrivere come... Un voto alla frittata. Ma non posso dare, sarebbe riduttivo dare un voto a questa frittata. È buona veramente e vi consiglio di assaggiarla. L'assessore Cavaliere è parso particolarmente soddisfatto per il clima che si è creato a Montaquila ed ha elogiato la coesione della comunità nell'organizzazione della festa. Ma devo dire, grande e bella iniziativa, mai venuto a Montaquila. Ho accettato molto volentieri l'invito dell'amministrazione, perché poi sono quelle manifestazioni che all'interno di questi piccoli comuni rendono un discorso di socialità non indifferente. Piccole manifestazioni dove non ci vogliono molte risorse finanziarie, che creano, come potete vedere, grande entusiasmo e collaborazioni di tutte le famiglie. Mi fa piacere vedere maggioranza e minoranza tutti insieme nel simbolo proprio della comunità. Anche il sindaco di Montaquila, Marciano Ricci, si è detto soddisfatto per la riuscita della manifestazione ed ha voluto ringraziare tutto il paese per l'organizzazione dell'evento. Sì, devo dire che il popolo che è tutto unito, mettendo qua un sacco di volontari, hanno pulito le strade. Grazie pure al presidente Coio della provincia che ci ha dato una mano. Però li vedo molto uniti tutti insieme, questa mele. L'unità fa la forza, tutti insieme possiamo fare tanto per Montaquila.